Ehi, ben ritrovati da AndreaLink91 e benvenuti in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Blasters, Armata del Coniglio sulla Luna. Selezioniamo un'altra missione, una nuova missione da fare oggi. Mi avete scritto in tanti, ma AndreaLink, la missione di Robonian 3000 è difficilissima. Non lo so, devo ancora provarla. Abbiamo un limite di livello che è 92 e consigliato 77. Non ho limite di livello perché non sono neanche a 92, forse ho solo Shogunian al 90, ma dobbiamo affrontare Robonian 3000. Robonian 28 sconfitto da un Robonian nero? Vai nel futuro e salva un amico. Se il livello consigliato è 77, vuol dire che posso farcela. In teoria. In pratica. Il pattern di attacchi sarebbe lo stesso di Robonian 28? Fare molta attenzione al portellone aperto. Fare molta attenzione al portellone aperto. Ecco, con quelle corna sembra davvero Mazinga Z. Era Z quello con le corna? O era il Great? Qual era? Aiuto! C'hai provato, eh? C'hai provato, eh? Ti sarebbe piaciuto, eh? Ma com'è che ha tutti quei danni già? Chi è che sta facendo tutti quanti quei danni, raga? Ah, questo non mi piace. Questo raga fa male, eh. Ok, già finito? Ah, ma è il mitico Kabukicho! Oh, non so come l'ho evitato! Però dovrei anche colpirlo, eh. Mo, non è per dire. Mamma mia, quanto lo odio sto attacco. Ah! Ancora? Ah no, ora se ne va solo di là. Cavoli. Eccolo. Perfetto. Perché non ho la visuale bloccata? No, 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 no,
Oddio, che personaggio. Non siamo pronti ancora, no? Ok, allora ripasso fra un po', ripasso. Ripasso fra un po', ho detto. Non dovevo ripassare, dovevo colpire. Ok. No, no, come mi ha preso? Ok. Ah, doppia, doppia! Ok, me l'ha levato. Aspetta, aspetta allora, aspetta. Perché me l'ha levato? Ok, ok, ci sono, ci sono, ci sono. Calmati. Calmati, un attimo, dammi tempo. Cosa ha lanciato? Cos'è quel coso, raga? Prima volta che lo vedo. Vabbè, comunque sì, l'abbiamo fatto. Ah, ok, l'ha fatto, perfetto. Ma abbiamo fatto, raga. Posto. Era difficilissimo, Andre Link. Non può essere. E questa era. Davvero? No, dai, raga, mi avete preso in giro allora. Non era questa. Non può essere questa. Sul serio? Vabbè. O mi sono concentrato tantissimo. Boh. Motore 3000. Ma non è vero, è 28.
Ah, danni inflitti a Capitan Tuono. Ah, vabbè, se faccio la caccia alle sfereoni. Vabbè, non la faccio comunque per il momento. Poi, se c'ho voglia. Spoilerina! Rovinella, vabbè. Spoiler! Ma Oh, tu questo. sei Rovinella! Mi avete aiutato tanto con quel panno soffiata. Già che ci sono, lasciate che vi riveli qualcosa. Nel prossimo film ci sarà un nuovo personaggio super importante. Parlo di... Fermati! Certo che sei. Comandi, non interrompere un momento così delicato. Ma... Non siamo riusciti a sentirlo durante il torneo dei Blasters. Quindi oggi vogliamo proprio sentirlo questo spoiler. Proprio così, prima di tutto, che cos'è questa storia del film? Beh, il film sarà... Aspetta, devi smetterla! Nella vostra prossima missione ci sarà un po' più di Rovinella. Vado al paradiso Yokai Resort Wahia! Ci vediamo! Non ho idea di cosa sia. Fermati! Qual è il problema? Quale sarà la prossima missione? Non lo so, Sapion. Ah no, invece sì, so qual è, però... Oh, scusate, ho dimenticato di dirvi qualcosa di importante. La vostra prossima missione conterrà delle anticipazioni sul prossimo film. Quindi chi non ha ancora visto il film dovrebbe fare attenzione. Tipo me, non ho visto neanche un film di Yo-Kai Watch. Neanche il primo, quindi... A parte che ho visto qualcosa dell'anime, ma non era granché, quindi alla fine non ho visto neanche il film. Per mille giravolte, sono curiosissimo. Avrei Laura, come ho detto, non... No. Ma sapete che c'è? Tanto che ci sono, qualche slottata me la faccio. Allora, no, queste ne ho usate in abbondanza, quindi no. Velenombra, Homblu. Ho tre slottate. Provo a prendere Velenombra, ma ci tanto. Anche perché Vedenotte è il mio yokai preferito. Ah, grigia. Però, insomma, anche Vedenombra non mi dispiace. E Goku Velenotto è tanta roba. Sì, a quanto pare su Yo-Kai Watch Puni Puni si chiamano Goku, ma non è quel Goku. Vediamo un po' l'ultima, niente, neanche questa. Beh, peccato. Allora. Ah, eccolo. Ragazzi, ho ricevuto delle informazioni sulla prossima missione. Il luogo sarà il Paradiso Yokai Resort Wahia. Prendiamo il primo volo e andiamo. Che cosa faremo a Resort Wahia? Lasciami fare. Mi fa piacere che me l'abbia chiesto. La missione stavolta riguarda anche il mondo degli umani, non solo lo Yokai World. Aspetta! È quel film dove il mondo reale. Cioè, quel film, quella specie di live action? Perché io ho visto i trailer. C'era una specie di film con. Però live action. Anche. Sembrava fatto bene dal trailer. Il mondo degli umani, di che si tratta? Agli Yokai gli umani è stato proibito di andare d'accordo. Per mille giravolte, perché mai? Il motivo è che Emma il Grande è stato contagiato da una malattia umana. Certo, il re degli inferi viene contagiato da una malattia. Emma il Grande appartiene all'alta società Yokai. Se uno come lui viene colpito da una malattia è una cosa seria. Ah, ma si è innamorato, forse. Chissà, per loro non sarà una malattia. Per questo motivo è vice capo dello Yokai World? Il presidente Zazel ha vietato qualsiasi contatto con gli umani. Allora non potremmo più stare con Nathan e gli altri umani, miau? Non mi piace. Ed è proprio per questo che andrete al Resort Wahia. Lì troverete il presidente Zazel, o almeno questo mi risulta. Quindi Zazelmer dobbiamo combattere alla fine, sicuramente, come in Yo-Kai Watch Blasters 2, che l'ho distrutto in pochi tentativi. Se è la stessa cosa qui, penso di potercela fare. In altre parole, incontreremo il presidente Zazel. Il presidente del resort. Dobbiamo convincerlo che non è pericoloso essere amici degli umani. Di sotto. Va bene, ragazzi, andiamo. Ma il vostro avversario è un osso duro. Non credo che darà ascolto a dei piccoli yokai come voi. Chi va là? Non ho mai visto quel volto prima d'ora. Forse è uno dei nostri clienti? E il divieto di contatto con gli umani non è poi un male. La storia degli umani è piena di guerre. Infatti, per non farsi coinvolgere, non sarebbe meglio tenere lo Yokai World a debita distanza? Ma
È vero che potrebbero esserci guai quando gli umani e gli yokai stanno insieme. Ma è anche vero che... sono successe tante cose belle da quando siamo amici di Nate e lui è un umano. È vero, gli yokai umani possono essere amici. Gli umani sono così gentili, sarò triste se non potremo essere amici. E poi siamo i Blasters, non difendiamo solo lo yokai world, ma anche il mondo degli umani, è la nostra missione. Capisco. Usate questa determinazione per risolvere il problema. Nessuno se n'è accorto. Quindi chi era quel tizio? Oh no, perderemo il volo! Non possiamo fare tardi, andiamo! No, no. Quindi adesso ci sarà Zazel da affrontare. Va bene. Convinci il presidente... Sì, questa è la sua forma Zazelmer. Non mi sembra quella... No, Zazelmer è quella specie di cervo. Quindi questo è lui. Vabbè. Livello 95. Forse mi conviene un po' allenarmi, dato che posso sfruttarlo. Però oggi non facciamo Zazel. Facciamo prossima volta. Oggi facciamo anche la missione di Usapion. Sì, buonanotte. Di Shogunian. Perché Usapion? Lotta per decidere chi è lo yokai leggendario più forte. Chi vincerà? Facciamola. Non c'è limite di livello. E il livello consigliato è il 64. Quindi direi che abbondantemente siamo preparati. Gli yokai leggendari sono yokai dal potere straordinario. In qualità di leader dei Blasters d'Elite, si sfidavano ogni 4 anni in un torneo per misurare la loro forza. E così, eccovi qui. Oh, amici, quanto tempo! Ah, questo giorno è finalmente arrivato. Ho aspettato 4 lunghi anni. Ma che sono, tipo le Olimpiadi? Il mondiale? Favoloso, che bello vedervi tutti insieme. No. Chissà chi vincerà stavolta. Stavolta la vittoria sarà mia, sì. Attenzione, spoiler in arrivo, che stavolta il vincitore sarà... Ehi, ehi, tu smettila, vediamo di non rovinare tutto. Come fa lei a sapere chi è il vincitore? È uno yokai inutile. Non dico altro. Ancora più importante, in questi 4 anni ho imparato un sacco di cose. Vi farò vedere io. Basta, fai schifo. Scusami, eh. Zoidberg. È Zoidberg lui. Non mi interessa. Siete sempre i soliti. Comunque questa sera combatteremo sul serio per la prima volta dopo 4 anni. Perciò a nessuno sarà concesso andarci piano, ok? Ma certo, darò tutto a me stesso. Oh, vedrete i risultati del mio allenamento. Allora ragazzi, è tempo di scoprire chi è lo yokai leggendario più forte. In guardia! Mega Royal Rumble! Che bello! Tutti contro tutti. Ah no, è solo a turni. Pronto? Mi blocchi la visuale, grazie. Ma si ricarica? Andato, bene. Quindi hai vinto, grazie. Tua tecnica è fantastica, grazie mille. Ah, non ci azzeccavo, bene. Andiamo avanti. E non mi ricarica la vita. Beh, è difficile allora. L'importante è non farsi colpire, giusto? L'importante sarebbe non farsi colpire se ce la fai. Non ci arrivo alla fine, raga. No, mi sconfiggono prima. Quella spada è davvero affilata. Mi ricorda... Stai ancora dicendo sciocchezze? Impressionante. Potrei farcela, i primi due. Tranquillamente. Ok, non hanno fame, si ricarica solamente. Andato. Nonno fame. Ce l'ho con nonno fame, scusatemi. Senilfior.
Non so perché mi viene in mente nonno fame. L'ho chiamato nonno fame anche... Ce l'ho l'oggetto per curarmi. Bene. Ah, me lo mangio. Ottimo, pensavo di non avercelo. Ma che... Tu sei maledetto allora. Vabbè. Ma niente, sprecato. Bene, è andato. Facile anche questo. Mangio e... Ah, recupero poco. Ho ancora Rovinella e Coma Demone. Va bene, potrei farcela forse. Al primo tentativo. Rovinella che fa? Ah, sì, recupera la salute, certo. Però non del tutto. Andata, bene. Non ci sono altri oggetti per curarmi? L'ultimo è Coma Demone, ma Coma Demone mena. Credo. Gli spoiler non hanno mai fatto male a nessuno. Sì, invece, se stai aspettando tipo un episodio e ti dicono guarda, in questo episodio succede quello. Ok, sta di qua. Ok, doppia mano. Dai. Giochiamo al rimpiattino? Fatto! Sei forte, proprio come mi aspettavo. Ma diventerò ancora più forte. Non ho proprio intenzione di perdere contro di te. Fatti sotto. Ancora? Ah, c'era lui, è vero. Mi ero dimenticato di lui. No, maledetto. Sì, lo sappiamo come ti chiami. Non si ferma mai? No, vabbè, però se mi mena pure così. Bene, vai. No! 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 Ah! Accidenti! Proprio contro Gilgador! A parte che ho sprecato il talismano prima. Perfetto, sono arrivato a Gilgador che ho l'Energimax carico. Dovrei farcela, devo solo un attimino aspettare che lui magari fa il suo, schivare qualche colpo e poi io lo scarico addosso. Non gli faccio tutta la vita, magari gliene faccio metà, ma poi dovrebbe essere più facile. E invece tutta la vita gli ho fatto. Perfetto! Ti taglierò in due ogni dei miei stivali. Che potenza! Sei diventato più forte. Accetto la sconfitta. Ma sono l'one più forte. Sopravviverò anche a questa. Accetto la sfida. Non perderò. Con questa farò affetti negli yokai leggendari. Sì, basta così, va bene. Complimenti. Eh? E tu chi sei? Un'altra. Non be- Abbiamo un nuovo fortissimo yokai leggendario. Urra! A proposito, voi
Chi siete? Siamo gatti frutta. Siamo venuti a congratularci. Sei uno yokai gatto come noi. Frutta? Come la frutta? Ma io... La frutta è... Sto impazzendo, voglio fare tutto a fettine. Miau. Gatti frutta distrutti. Aspetta, voglio leggere i dialoghi. Eh? Ma la frutta è già finita? Voglio fare tutto a fettine. Non ho ancora finito. Ah, vabbè, sono andati giù solo con l'Energy Max, quindi erano piuttosto deboli, devo ammettere. Terzo tentativo. Insomma, sono morto. Prima sono morto, vabbè, contro Gilgador, l'avete visto. Nella seconda prova sono morto a Senilfior. Non so come è successo. Ho Rubinian, ma già ce l'avevo. Sì, ce l'avevo a quanto pare. E quindi alla fine non so come sono morto a Senilfior. E poi terza prova fatta. Facile. Tutti... Ah, non ce l'avevo. Vabbè. Ah, Smernian, ecco chi avevo. Tutti a dirmi, Andro Link, non ce la fai da solo, è troppo difficile. Grazie per la fiducia. No! Li ha uccisi. Quelle sono le loro teste. Eh? Ma che ho? Eh? Ma non può essere. Sono stato io. Però ragazzi, la frutta è buona. A voglia di. No, ho perso il controllo. Non ancora. La partita è ancora aperta. Bene. Tutti a mangiare. No! Cannibalismo! Delizioso, delizioso! Erano anni che non ne mangiavo uno così! Che sapore dolce e delicato! Che qualità sopraffina! Favoloso! È un sapore elegante e intenso, ma è dolce allo stesso tempo. Bravo. Complimenti al doppiatore. Ragazzi, sembra che vi siate divertendo. Shogunyan, non immaginavo che avessi un simile talento. Proprio vero, una gioia per il palato. Come ci aspettavamo lo yokai leggendario più forte, Shogunyan? Ragazzi, se dite così, allora... Il titolo di yokai leggendario più forte va a me! Guardalo lì come si fomenta. E a posto, abbiamo fatto anche questa missione! Bene bene, allora la prossima, signori miei, è contro Zazel. E poi si passa all'altro capitolo, sempre dell'armata del coniglio sulla luna. Però il primo rivale dovrebbe essere Emma. E io ho la medaglia per affrontare Emma. Quindi affrontandolo si può anche far diventare amico. E ho visto che non c'è limite di livello contro lui. Mi sono spoilerato un pochettino il livello di Emma. Mi sembra che non ci sia livello, limite di livello. E ho fatto anche queste due. Comunque sia, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yokai Watch Blasters. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!